Bene, sono Domenico Pratichizzo, sono professore di robotica qui all'Università di Siena e sono con due cari amici, Alessandro Bondi, che ho avuto l'opportunità e il piacere di incontrare in questi ultimi mesi, e Giovanni Spagnoletti, ingegnere del mio team. Vi parlerò di robotica al supporto di persone che purtroppo hanno subito danni permanenti da ictus. In particolare, noi ci siamo sempre focalizzati sullo studio delle mani. Da sempre nel mio laboratorio abbiamo studiato la mano umana, la mano robotica, tecnologie, studio, metodi per le mani. Qui vedete, ci sono le mani di mia figlia Elena e di una sua amichetta Violante, che lavorano con i mattoncini. Cosa fanno? Li toccano, li esplorano, li afferrano, li prendono, li assemblano per costruire chissà quale fantasia avevano immaginato. Ed è la mano è l'organo prensile per eccellenza nostro, ed è stato il primo strumento dell'essere umano, grazie al quale abbiamo costruito altri strumenti e grazie ai quali abbiamo potuto fare. Il tema del fare è permanente in tutte le presentazioni di oggi. Abbiamo fatto strade, ponti, autostrade, comunicazione, tanto. Non potrei immaginare un mondo diverso da questo senza le nostre mani. Bene, noi presso il nostro laboratorio ci occupiamo di robotica e cerchiamo di creare delle versioni artificiali della manipolazione. Qui vedete un sistema di teleoperazione dove c'è una mano robotica che oggi sta lavorando con gli stessi mattoncini per riprendere quello che stava facendo Elena e Viviana e Violante nel loro gioco. Ma è un sistema di teleoperazione, cioè un sistema che permette di remotizzare il funzionamento della mano altrove. Possiamo immaginare ambienti pericolosi o ambienti contaminati, possiamo immaginare per esempio il disastro di Fukushima, dove invece che mandare la mano di un operatore all'interno del sito per manipolare una valvola, manda un robot che viene teleoperato a distanza. Qui vedete le mani di Leonardo Meli, uno dei collaboratori del nostro laboratorio, che muove la sua mano, aziona questi robot che riproducono il movimento della mano sulla mano robotica da questa parte. Questa mano robotica fa dei movimenti fini, guardate, perché afferra, e mentre afferra questi oggetti ne misura anche, ne percepisce anche le forze, che poi vengono riflesse sulla mano di Leonardo, sulla mano dell'operatore. Sapete benissimo, tutti abbiamo giocato con i mattoncini, che se non c'è una percezione della forza non si riesce ad assemblare con la sufficiente stabilità i pezzi per creare le nostre costruzioni. Bene, vengo al focus della giornata. Alessandro, me e Giovanni, tre amici, collaboratori, che hanno cominciato a lavorare insieme a tanti altri. Ora c'è Giovanni, ma Giovanni rappresenta un gruppo molto molto ampio. E Alessandro è una persona, un amico, un soggetto che ha avuto un ictus 4 anni fa e purtroppo a causa di questo ictus riporta dei danni permanenti all'arto superiore, in particolare alla mano. Ora, lo stroke, l'ictus è una piaga. Qui io ho riportato dei dati, ci sono circa 200-300 nuovi casi di ictus ogni 100.000 abitanti per anno, cioè è come se noi a Siena avessimo circa 150 persone che vengono colpite da ictus per anno, e il 60% di queste persone subisce un danno permanente, ha degli effetti al sistema sensorimotorio, in particolare all'arto superiore e in particolare alla mano. La mano è un organo molto importante. Io faccio sempre questo esempio, lo voglio rifare anche ora. Cioè, se voi guardate il mio corpo dal punto di vista motorio, dal punto di vista delle articolazioni, il mio corpo è fatto da due mani, la mano sinistra e la mano destra, e da un corpo, ok? Se adesso dimenticate per un attimo le mani e i piedi e guardate solamente il mio corpo, io di fatto sono un'altra mano. Sono un palmo e quattro dita, 1, 2, 3, 4 e magari il pollice. Perché? Perché guardate questa spalla ha 2 gradi di libertà in termini di articolazione, esattamente come questa articolazione qui, ok, del nostro dito.
Quest'ultima articolazione è un'articolazione simile a quella del mio gomito, quindi un braccio è assolutamente identico dal punto di vista della complessità motoria, a parte l'effetto di scala, è assolutamente simile a un dito. Quindi io, dal punto di vista motorio, ho una complessità sostanzialmente, parlo da robotico, di 3 mani. Quindi è chiaro che se mi succede qualcosa a livello cerebrale che mi colpisce l'area motoria, la probabilità che venga colpita l'area preposta al controllo della mano è molto alta, per cui si portano danni permanenti alla mano. Bene, con Alessandro voglio sottolineare che da una collaborazione scientifica è nata una grande amicizia. E Alessandro ha un problema alla mano destra e in particolare non riesce più a fare dei compiti, a eseguire dei compiti manuali, non riesce più ad aprire una bottiglia, non riesce più a utilizzare il tubetto del dentifricio per mettere la pasta sullo spazzolino, tutto ciò che noi facciamo normalmente con 2 mani. Ho cercato di guardare in letteratura, in robotica, cosa c'era per lui, no? E ho trovato, cioè per persone che hanno avuto un ictus, e ho trovato molto spesso tantissime ricerche che si sono focalizzate sulle protesi. Ora, io ho pensato, ma il numero di amputati, che è infinitamente minore rispetto al numero delle persone che hanno problemi motori a causa dell'ictus, per esempio, della mano. Però, ciò nonostante, si è sviluppata tanta tecnologia per le mani, le protesi robotiche, che sostituiscono l'arto mancante in caso di amputati. Ci sono delle tecnologie che aiutano le persone con ictus e si chiamano esoscheletri, sostanzialmente sono delle strutture robotiche che simulano lo scheletro umano e aiutano con dei motori elettrici a muovere la mano per compensare la mancanza, diciamo, dell'azione muscolare vera, ma chiaramente questo tipo di dispositivi è molto impegnativo, lo posso utilizzare solamente nei centri di riabilitazione, non posso utilizzarlo a casa. Allora abbiamo cominciato a pensare, noi siamo focalizzati molto sulle mani, sulle tecnologie motorie della manipolazione e sulla tecnologia per il tatto. Abbiamo cominciato a pensare, abbiamo cominciato a riguardarci la mano. Per un attimo guardatevi la vostra mano ora, guardate la vostra mano e cominciate a pensare un attimo a qual è il minimo numero di elementi di cui voi avete bisogno per afferrare un oggetto. Ok? Vedo che lei sta usando 3 dita, ma qual è il minimo numero di dita per afferrare un oggetto? 2, ma è veramente 2? 1 milli, proprio 1, perché io in realtà potrei utilizzare il palmo, ok, una parte fissa, e il pollice opponibile che mi stabilizza la presa. Non è una presa manipolativa, non è una manipolazione fine, ma stabilizzo un oggetto. Ed è esattamente questa l'idea che abbiamo avuto nel nostro laboratorio di robotica qui a Siena, quella di sviluppare uno strumento robotico che sia un dito in più. Un sesto dito, un pollice robotico che entra in funzione solo quando è necessario, che dia ad Alessandro e persone che hanno come lui un bisogno di utilizzare la mano, di nuovo la capacità di presa, la capacità di afferrare, questa volta ibrida, parzialmente fatta dal corpo umano e l'altra parte invece fatta da una parte robotica. Quindi non c'è bisogno di sviluppare una mano robotica completa, ma un semplice dito opponibile, il pollice opponibile, quello grazie alla quale noi possiamo realizzare delle prese. Questo è il nostro robotic six finger, è un dito supranumerario ed è realizzato con tecnologie indossabili, poi lo vedremo funzionare. Questo dito l'abbiamo fatto estremamente indossabile, quella era la primissima versione di qualche anno fa. Questo dito ora è diventato un braccialetto, è un braccialetto che sta sotto la giacca e che Alessandro mette in posizione che passa da posizione docking a posizione di working mode o solo quando lui ne ha bisogno. Per cui con la mano ancora, diciamo, abile, quindi la mano intatta, riesce a mettere il dito robotico in posizione di lavoro e quindi riesce a fare le prese. Cosa riesce a fare? Riesce a fare questi task, guardate, riesce ad afferrare le barattoli, bottiglie, riesce ad aprire, a togliere il tappo, oppure ad aprire pacchetti di patatine o addirittura a spezzare il pane, recuperando la capacità bimanuale che ora non ha più a causa dell'effetto dello stroke. Qui in questo particolare caso c'è un elemento interessante, abbiamo sviluppato un anello per controllare il movimento del dito, questo anello ha anche una capacità robotica, perché nel caso di ipoestesia si può avere, a causa di un ictus, non solo un problema motorio, ma anche un
problema percettivo. La ipoestesia riduce la capacità di percepire. Quindi quando io ho un dito robotico e afferro, non so quanta forza c'è se non c'ho sensibilità. Allora noi riflettiamo su questo anello la forza della presa, per cui lui sente sulla parte controlaterale l'effetto della presa fatto col dito. Okay? Quindi in qualche modo è un'interfaccia sensorimotoria di questo extra limb per lui. Questo è molto bello, l'ho preparato per Alessandro. Prime prove. Alessandro è un po' teso, a un certo punto lui dice no, non ce la posso fare. Lo rimette lì, ci si lavora, erano le primissime prove quando Alessandro non riusciva a mettere la marmellata sulla fetta biscottata. No, non ce la posso fare. In realtà poi lui è diventato molto abile. E guardate come riesce benissimo a lavorare. Io ho lasciato l'audio completamente per farvi percepire il livello di happiness dei ragazzi che lavoravano con noi in questo tempo. E quindi lui ora questa volta in modo con successo riesce a spalmare la marmellata sulla fetta biscottata. Tra l'altro abbiamo imparato tantissime cose. Una delle cose che abbiamo dovuto fare per queste dita è farle waterproof, perché Alessandro, così come tutte le persone che vengono nel nostro laboratorio, vogliono utilizzare il dito per esempio per stabilizzare la base della moka e metterci il caffè, l'acqua, quindi c'è bisogno che sia resistente all'acqua. E questa volta lui ora è riuscito, voglio resistere fino a quando Alessandro metterà la fetta biscottata in bocca e finalmente riesce a fare questo tipo di operazione. Guardate che motivare una persona come Alessandro a muovere il proprio braccio è tutto beneficio, perché come diceva il professor Fadiga prima, tenere in movimento gli altri è essenziale anche in ambito riabilitativo. Qui vediamo ancora un task importante che Alessandro sta facendo, in particolare sta sbucciando una mela, cosa che si riesce a fare anche in modo, è un task difficile anche per persone abili con tutte e due le mani. Sbucciare la mela e farne dei pezzettini non è una cosa proprio così semplice, richiede abilità manipolative elevate, e in questo caso Alessandro riesce con questo extra finger a stabilizzare l'oggetto, sbucciare la mela e farne delle fettine. Un'altra cosa che voglio farvi vedere con questo altro soggetto, che è anche molto interessante, noi compensiamo il funzionamento della mano, ma di fatto riabilitiamo il braccio. Le persone che non hanno la capacità di afferrare con il sesto dito tendenzialmente tendono il braccio e la mano all'interno della tasca, per cui diciamo buttando giù tutto il sistema muscolo scheletrico, perché non tenendolo in movimento il braccio va fondamentalmente diciamo giù, si perde la sua efficacia e non è una cosa assolutamente buona per nessuno e in particolare per persone che hanno bisogno di riabilitazione. Quindi diciamo con questo sesto dito si riprende motivazione a muovere il braccio. Stiamo anche studiando delle capacità del sesto dito, non solo di compensazione della funzione, ma anche di riabilitazione. Vi faccio vedere l'ultimo video prima di passare la parola ad Alessandro. Alessandro qui sta utilizzando il sesto dito e siccome non aveva tanta potenza nel braccio, abbiamo aggiunto anche un terzo braccio che l'aiuta in ambito riabilitativo a sollevare il braccio fino ad arrivare all'altezza della testa, e lui vedremo come tra un po' nel video riuscirà addirittura a pettinarsi, perché col sesto dito afferra la spazzola e poi con la potenza che gli dà anche il terzo braccio riesce a raggiungere il livello della testa. Tra l'altro, grazie alla riabilitazione che sta avendo anche in centri specializzati, lui ora, rispetto a quando l'ha conosciuto, ha molta più potenza del braccio, per cui ora ci farà vedere con il sesto dito cosa sarà in grado di fare. Okay. Qui sta utilizzando per controllare il sesto dito un cappellino dove ci sono degli elettrodi EMG che raccolgono l'attività elettrica del muscolo frontalis, per cui lui basta alzare le sopracciglia, si attiva il muscolo, attività elettrica catturata, questo fa partire l'interruttore che fa partire il dito. Okay. Alessandro, forse possiamo passare alla tua performance. Grazie. Alessandro ora sta utilizzando il sesto dito, che abbiamo semplificato nella versione da portare qui al TEDx Siena, cioè non ha interfacce, e come vedete Alessandro riesce ad aprire la bottiglietta, ad afferrarla con l'extra finger, ad aprire la bottiglietta, a fare qualunque cosa lui voglia fare, e poi rimetterla a posto e
aprire il dito e metterlo in funzione. Alessandro, forse ci puoi fare qualche commento. Avevo chiesto a Alessandro di farci un commento sulla sua esperienza. Io ho perso l'uso della parte destra e non guardate ora, ma ho difficoltà nel parlare e quindi sono obbligato a prendere appunti. La mia conoscenza a un pratico è nata per caso, si è protratta nel tempo dando un po' di speranza a quelli come me che hanno bisogno di aiuto per fare le cose quotidiane. Con il sesto dito, che inizialmente mi sembrava potesse servire anche a poco, divento in grado di tagliare una mela, aprire una bottiglia, un barattolo, perché no, portare una borsa, portare una borsa della spesa, avendo libera per ogni evenienza la mano sinistra. Abbiamo provato la presa di forza, è molto forte veramente, e quindi riesco veramente a portare la borsa della spesa. Questo mi dispiace che non l'hai fatto vedere, perché veramente si porta la borsa della spesa e ho libera l'altra mano per tutte le evenienze. E quindi mi rimane solo da dire grazie davvero tanto all'ingegnere Pratichizzo e a tutto il suo staff, compreso l'ingegnere. Grazie Alessandro. Grazie Alessandro. Finisco dicendo che il nostro laboratorio è un laboratorio che è human-centered, centrato, noi sviluppiamo robotica per l'uomo, per migliorare la qualità della vita delle persone che ne hanno bisogno. Ed è un laboratorio che è nato a Siena, è nato in una città di provincia splendida come quella di Siena, che è di provincia solo geograficamente, perché gioca un ruolo centrale in uno dei network più importanti di robotica per ricerca e innovazione. E questo grazie alla rete, grazie alla possibilità di essere permanentemente connessi. C'è questa grande chance che abbiamo in questo millennio di poter lavorare ovunque noi vogliamo, con i migliori mezzi, con le migliori menti, sfruttando al meglio la bellezza e la qualità della vita che possiamo avere in città di provincia come quella di Siena. Grazie.